Ragazzi, oggi veloci perché devo lasciare spazio a mia madre che ha una lezione di Zumba in televisione. Parliamo di to play something by ear. To play something by ear. Tutti noi abbiamo quell'amico che è molto bravo a suonare uno strumento, che ne so, può essere il violino, la tastiera, il pianoforte, quello che volete. E quando suona qualcosa ad orecchio, si può dire che lui ha suonato qualcosa by ear, ok? To play something by ear. Ma questo play something by ear ha un altro significato. To play something by ear ha un po' il significato del nostro improvvisare, ok? Quindi quando dobbiamo affrontare una situazione, però non abbiamo un piano per affrontare questa situazione e improvvisiamo, possiamo dire to play it by ear. Cioè quando decidiamo al momento come affrontare una situazione, finché la situazione sta succedendo, ok? Non abbiamo un piano prestabilito. Per esempio, un ragazzo che deve parlare con una ragazza un po' nervoso e dice: I don't know what I will tell her. I'll play it by ear. Ok? Quindi non so cosa le dirò, improvviserò. Un esempio molto più facile: Kate doesn't like to make plans. She likes to play it by ear. Ok? Quindi a Kate non piace fare piani, le piace improvvisare. Un esempio perfetto, ok? Quest'anno non siamo riusciti a fare la Pasquetta con i nostri amici, però di solito quando si fa Pasquetta con gli amici si ha sempre un paio di piani diversi, cioè c'è il piano all'aperto se fa bel tempo e c'è il piano al chiuso se dovesse piovere. Quindi degli amici potrebbero dire: We'll see what the weather's like and we'll play it by ear, ok? Vedremo che tempo farà e decideremo al tempo stesso cosa fare. In questo caso, e improvviseremo, ci starebbe un po' stretto, nel senso che noi in realtà abbiamo due piani, all'aperto e al chiuso. Quindi si potrebbe tradurre quel play it by ear con decideremo in quel momento, ok? Prenderemo una decisione in quel giorno lì, in quello stesso momento. I've had no time to prepare for this meeting, so I'll just have to play it by ear, ok?